Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come detto dal titolo sarà un nuovo video review di due nuovi prodotti che ho trovato e naturalmente ho acquistato proprio nelle ultime settimane da Lidl. Vi parlerò naturalmente della Sien Nature e di tutti i prodotti che sono arrivati da pochissimi giorni in collezione permanente. Vi lascio il video in cui vi ho annunciato qui sopra questi prodotti, di modo che potete andare a vedere e capire di cosa sto parlando, perché comunque oltre i deodoranti di cui vi parlerò nello specifico in questo video, troverete fra un pochino anche il video review del sapone intimo, che è appunto una novità di cui non vi avevo mai parlato sul canale, anzi di cui vi avevo fatto solamente un video haul. Tra l'assortimento permanente Sien troviamo infatti questi due nuovi prodotti che hanno un prezzo di 1,19 € l'uno e sono nello specifico due deodoranti, come potete vedere anche da voi, spray. Io naturalmente, come vi ho detto già in tantissimi video, adoro i deodoranti spray perché comunque ho la pelle molto sensibile e ho notato che con il roll-on normalmente mi trovo un pochettino male, in quanto alcuni di essi in passato mi hanno dato delle brutte irritazioni o comunque rossori sulla pelle, mentre con questi spray io vado più tranquilla, anche perché posso applicarli anche direttamente sulla maglietta e non per forza a contatto con la pelle. Ho acquistato della Sien Nature il Deo Vapo Delicato con Fiordaliso Bio, certificato Bios e Yes Vegan. La confezione contiene 75 ml di prodotto, ha un PAO di 6 mesi ed è un prodotto appunto made in Italy. E lo stesso giorno ho preso anche il Deo Vapo Fresco con Timo Bio, sempre Yes Vegan, certificato Bios, anche in questo caso 75 ml di prodotto e PAO di 6 mesi. Devo dirvi che entrambi hanno un inci ottimo e la maggior parte degli estratti che contengono all'interno appunto provengono da agricoltura biologica, come ad esempio in questo caso l'estratto di fiordaliso, l'aloe vera, la calendula, sono tutti estratti biologici. E invece nel caso del deodorante al timo, appunto l'aloe vera, il timo, sono tutti 100% bio. Allora, io devo dirvi che questo deodorante al fiordaliso ancora sono a metà confezione, infatti l'ho usato pochissimo, mentre questo al timo l'ho praticamente terminato, infatti sicuramente lo rivedrete nel prossimo video dei prodotti finiti. Adoro questo deodorante, devo dirvi che mi sono trovata molto bene, per prima cosa perché fra i due è quello che ha una profumazione davvero buonissima, delicata ma allo stesso tempo molto avvolgente e che si sente anche nella prima mezz'ora dopo l'applicazione. Questo al fiordaliso, secondo i miei gusti non buonissima, comunque in linea di massima, almeno sulla mia pelle, hanno entrambi lo stesso effetto, ossia funzionano perfettamente. La cosa che più mi ha colpito di questi deodoranti è che naturalmente non contengono assolutamente sali di alluminio. Se dovessi consigliare appunto un deodorante fra i due, e per prima cosa vi consiglierei questo al timo, ma semplicemente per un gusto personale, ossia per la profumazione che è ottima. Seconda cosa, sì, anche questo al fiordaliso non è male, però sicuramente questo di qua è migliore. Entrambi sulla mia pelle durano circa 5 ore, ma io ho una sudorazione molto alta, quindi vi consiglio sempre di portarlo con voi e di riapplicarlo appunto ogni 5-6 ore circa, di modo che avete sempre una pelle fresca. Per il resto penso che, cioè, venga da sé, per 1,19 € hanno un rapporto quantità e qualità prezzo fantastico, ve li consiglio assolutamente e spero di ritrovarli sempre da Lidl, perché veramente, cioè, sono eccezionali. Ragazze, con questo è tutto, vi mando un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di farmi sapere come sempre se anche voi avete provato questi deodoranti, se vi siete trovate bene o meno, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!